Allora, buon pomeriggio. Io sono reduce da una settimana di malattia praticamente. La settimana prima avevo detto: io mi faccio da ottobre questa tisana allo zenzero, cannella e curcuma e non ho preso più nulla. Ah, me la sono tirata. Sabato qua a Bologna avevano detto ovunque, mi ha detto mia mamma, ma io non ho sentito. E perché puntualmente mio papà mi avverte di com'è il tempo, le temperature, ma quella volta non mi ha avvisato. C'era un vento gelido fortissimo, io e Brian siamo usciti con la giacca aperta, tranquilli perché c'era caldo fino al giorno prima, e spang! Dritto qua in gola il vento gelido, io l'ho sentito proprio che mi ha preso. Saliamo in macchina, scendiamo dalla macchina, spang! Un'altra volta. Cioè, l'ho sentito che mi aveva pigliato qualcosa. E infatti domenica mattina sono svegliata con un coso groppo qui di dolore e poi mi è scoppiata la febbre, che mi è durata un giorno. Lunedì sera avevo 37 qualcosa, ma nulla di che. E poi mi sentivo sempre un po' tutto sto malessere, che mi sento un po' anche adesso. Stamattina sono stata lì per coppia con mamma e mi sentivo un po' così. E poi la gola, la gola fa sempre malissimo. Comunque, mi è arrivato un pacco da NotBody e volevo farvi vedere qualcosa. In questo periodo sto accettando molte collaborazioni, tutti questi prodotti qua, soprattutto naturali, farine, semi, e, tofu, seta, mi sono anche arrivati, ma tendo a mostrare un pochino di più su Instagram perché non voglio farvi ogni volta un video dove vi mostro tutti questi prodotti, semmai ve li faccio un pochino vedere, preparando delle ricette ma non facciano dei veri e propri unboxing. Stavolta invece ve lo beccate. Se sapete, Manat Body ha sul sito la linea di fior di loto, non so se la conoscete, comunque c'è anche nei supermercati, e vi hanno dato questi qua che ho già aperto, buoni. Biscotti con fiocchi d'avena, c'è lo zucchero di canna e vabbè, poi se volete vedere gli ingredienti c'è scritto tutto sul sito. Molto interessante, mix di semi tostati, ci sono semi di zucca, il girasole, lino scuro, sesamo. Tostati perché tostati, cioè è meglio mangiare tostati i semi, non prenderli così. E, perché tostati rilasciano meglio le loro proprietà. Quindi consiglio delle insalate, io non li metto tanto spesso, li uso spesso nei pancake, oppure mia mamma ci fa delle specie di pesti molto buoni, frullate i semi con dell'olio e del parmigiano, vengono delle robe buonissime. Voglio poi fare, perché ho visto da Torti in Su, che saluto, non so se vedrà mai il video, ha fatto il pollo con la panna di cocco, le verdure, il riso, e lo voglio fare anche io. Quindi panna di cocco, è panna, sì, è fatta da noce di cocco, acqua, del salme e gomma di guar, di fior di loto, riso basmati, che è quello che mi piace di più tra tutti i risi, si dice risi, e spray leggero, olio. Mi trovo molto bene con questi spray e ormai li ho finiti, c'ho anche quell'olio Evo e l'olio di avocado e l'olio di noce, che sono neutri, quindi cioè però li uso spesso per oleare i padellini e poi metterci il pancake, e sono ottimi perché appunto sono neutri. Questo qua invece è olio Evo spray al limone, vi farò sapere se è, sostanzialmente se sa di limone. Della linea Daily Life che trovate sempre su NotBody, che a me piace molto, e proviamo, sono questi grissini fatti con farina di grano tenero, glutine di frumento, olio extravergine, proteine isolate di soia, lievito, sale, farina di frumento maltato, e sono dei grissini con un po' di proteine. Quindi insomma, sempre per qualche snack più completo. In Daily Life ho già provato questi qua, si chiamano Tudo Boom, sono una roba buonissima.
Gli ingredienti non sono il massimo, 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 ma si può ancora accettare. Prendi frumento, maltitolo, uova, acqua, e amidi modificate, amido nativo, cacao magro in polvere, sale, acidulante, beh, ci sono un po' di coloranti, però cioè, non è per niente male. Sì, hanno tirato fuori anche loro le patatine proteiche, così le possiamo andare a confrontare con quelle della Nato. Già ho guardato un po', queste hanno molte meno proteine, ne hanno 10 per 30 grammi, Nato ne ha 15. E i carboidrati sono un po' di più, però vediamo se è più buono il sapore. Comunque ne abbiamo di vari gusti, questi comunque me li vedrete di più su Instagram, che saranno degli snack. Sempre di Daily Life, queste qua sono delle specie di piade che hanno a piada 6 grammi di grassi, 21 grammi di carboidrati e 15 grammi di proteine. Quindi, insomma, io consiglio di farcirli con più che altro delle gran verdure, magari fatte per bene, buone, saltate in padella, perché comunque hanno già una buonissima quota di proteine. Magari ecco, si può aggiungere una fetta di salume, ma nulla di che. Io appunto le sono comode quando vado dal mio ragazzo, così non mi devo portare 8.000 cose dietro. Sempre di Daily Life c'è quest'altra cacata qua. Qui abbiamo albume d'uovo, farina di frumento, farina di avena integrale, cioccolato in pezzi, dov'è? Emulsionante, lectina di girasole, oli vegetali, girasole e soia, proteine del siero del latte concentrate, maltitolo, buccia d'arancia. Cacchio, ho fatto bene, eh? Sono buoni. Complimenti, ha tirato fuori proprio della buona roba Daily Life. Hai guardato, come sono simpatica. Pasta di legumi. Questa qui io la uso tantissimo perché è un pasto completo, così se siete appunto di fretta vi fate 70 grammi di questa, avete 20 grammi di proteine, 35 di carboidrati circa. Qui ne consiglio 55, ne consiglio un po' di più, scusate me. Vabbè, comunque è carina, è instagrammabile, soprattutto ci sono lenticchie gialle, farina di lenticchie nere, farina di lenticchie rosse, senza glutine. Cioccolata, semi di canapa, bio, 71% di cacao, sempre fior di loto, molto molto interessante. La tenuta della cioccolata vi amerò per sempre. Buona. Come si fa a non approvare la cioccolata? Cioè, davvero? Mi sono strappata tutti sti capelli. Ehi, una composta di Dahlia Gourmet. Se mi segui da tempo, l'ho già mostrata altre volte. E è fantastica. Sono fatte benissimo. Mirtilli neri, lamponi, fragole 80%. Il resto è dolcificante, eritritolo, pectina di mele. Avevo letto 15 grammi di proteine, no, ho scherzato. Vabbè, sono veramente buone. Ne ho già provate di vari gusti, queste frutti di bosco. E sono veramente ottime. Basta, abbiamo finito qua. E niente, ci vediamo col resto del video. Hurts me to know. I tried too hard to impress you. Now I'm left looking at you. I tried too hard for this lady. I'm just not what she likes. I tried too hard to impress you. Now I'm left looking at you. I tried too hard for this lady. I'm just not what she likes.
this doesn't work, I'm to blame. I'm trying to get through with you. You won't get one song from me. You the type of girl that deserves an E.